Io voglio chiedere scusa agli amici Novax, perché alcune volte penso di essere stato un po' fastidioso, conosco bene la sensibilità e la divisività che crea questo argomento, ho sempre cercato di spiegare che in realtà non ho mai visto, questo complotto che loro dicevano di vedere e credo di dovermi ricredere e chiedere scusa perché in realtà, l'altro giorno ho notato qualcosa di molto particolare, e ho capito che secondo me lo Stato, il governo, non perseguono sempre il benessere della comunità. Perché vi dico questo? Io ho comprato una bottiglia d'acqua, non vi voglio far vedere il marchio, però guardate, ci sono qui dietro gli ingredienti, ok? Gli ingredienti di questa bottiglia d'acqua e così forse perché in questo momento siamo più sensibili a certe informazioni sono andato a ricercarmi alcuni elementi che sono segnalati qui sopra c'è scritto tutto sull'acqua c'è scritto calcio ho sempre pensato che il calcio fosse una cosa buona quindi penso sia buono magnesio addirittura si prendono le pillole di magnesio il potassio i bicarbonati, sodio, cloruri, solfati, è una cosa che in genere a me dà fastidio, quindi mi sono sorpreso nel vederli nell'acqua, i nitrati, i fluoruri, però l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è quando ho visto che praticamente tutte le acque naturali possono contenere all'interno silice. Allora, sono andato, perché io sono uno che si informa e non si adegua, come qualcuno potrebbe pensare al pensiero comune, sono un libero pensatore, sono andato a trovare, si dice, eccolo qua. Ok, si dice, vado su Wikipedia, ok, che è molto completa come fonte di informazione, e vi dico che cos'è la silice. La silice ha tantissime applicazioni. Ma qui c'è utilizzi, la voce di Wikipedia utilizzi, non lo dice Dell'Imello, lo dice Wikipedia, fonte davvero affidabile. Quindi quindi io che non ne so niente di queste cose, grazie alla libera circolazione delle informazioni, posso informarmi e non farmi prendere più per il culo dal governo che permette alle acque naturali di mettere all'interno la silice. E non è che me lo sto inventando, si dice 9,30 mg per litro, ce ne sono in questa bottiglietta. Sapete cosa si fa con la silice? Allora, materia prima per la produzione del silicio elementare. La natura di semiconduttore del silicio ne favorisce l'utilizzo nel campo dell'ingegneria elettronica, nella costruzione di circuiti integrati, transistor e altri componenti elettronici. Guarda caso, proprio in questo periodo stanno montando in tutta Italia le antenne del 5G. Ora, per carità, le coincidenze succedono, qualcuno mi darà del complottista, però quanto è strano che un elemento che serve per creare, ripetiamolo, circuiti integrati e transistor sia presente sulle bottigliette, sia presente all'interno dell'acqua naturale che compriamo oggi, proprio mentre c'è il 5G. Non ricordo di mai aver visto la silice nelle bottigliette d'acqua fino a 3-4 anni fa. E poi, anche se ci fosse stato l'ingegneria militare lo sappiamo, ci è stato detto da generali usciti dal NORAD, il NORAD è tipo il centro della tecnologia militare del mondo, un ex generale del NORAD ha detto che la tecnologia militare è 50 avanti a quella civile, quindi che anche se ci fossero stati 3, 4, 5 anni fa la silice nelle bottigliette d'acqua, sarebbe perfettamente logico perché sapevano che saremmo arrivati al 5G, ma continuiamo perché noi ci viviamo questa cosa e nessuno ce lo dice. Nella sua forma più pura, il costituente principale delle fibre ottiche, 5G fibra, inadatta come conduttore di calore, viene utilizzata in materiali ceramici come isolante, un esempio nello scudo termico delle sonde spaziali e dello Space Shuttle, cioè sto ingerendo sta roba. E va bene, tante altre cose. La produzione di aerogel è la sostanza solida meno densa conosciuta, circa 3 volte più pesante dell'aria, come additivo,
nei dentifrici sotto il nome latino di Hydrated Silica, cioè ci prendono pure per il culo, ci cambiano il nometto per farcelo bere. Allora, però, io, qualcuno potrebbe dire: sì, adesso tu hai preso una bottiglietta d'acqua, magari questa è sfuggita al controllo. No, perché ho anche un'altra bottiglietta d'acqua e ho controllato tutte le bottigliette d'acqua esistenti. La si dice, qui ce n'è un po' di meno, 8,7, è presente in tutte le acque naturali. Ora, qualcuno mi darà del complottista, qualcuno mi darà del troll, va benissimo, va benissimo. Io sono solo un libero pensatore, una persona che non ha studiato queste cose, che però all'epoca, al tempo della cultura libera, delle informazioni libere, posso evitare, posso studiare, posso approfondire e sapere che dentro l'acqua c'è un materiale che serve a fare transistor all'epoca del 5G. Non sto facendo chissà quale cosa, non è complottismo, è solo notare questa cosa qui. Quindi mi permetterete di dire, di chiedere soprattutto scusa agli amici Novax e Freevax soprattutto, che hanno fatto benissimo ad avere i loro legittimi dubbi su una questione di cui non ci informa nessuno. Le uniche informazioni che arrivano sono quelle della televisione pilotate dal governo e loro, per fortuna, avendo a disposizione questi strumenti come Wikipedia, per esempio, o Facebook, i gruppi Facebook, Telegram, si sono riusciti a informare meglio di me e a capire che quello che c'è nei vaccini e quello che ci stanno facendo con i vaccini non è esattamente la cosa più pulita, più limpida, più chiara del mondo. Ora, ma se questo è presente all'interno dell'acqua, quella nelle bottigliette, dove, cioè, te lo dicono praticamente in tranquillità, perché sanno che nessuno si andrà a informare. Te lo scrivono, si dice, figuriamo se qualcuno va a vedere cosa c'è dentro l'acqua e poi va a informare bene su Wikipedia per sapere cosa c'è. Questo non avverrà mai. Ora, se succede su questo, cosa succederebbe se andassimo a controllare tutte le cose che sono gli alimenti? Vogliamo veramente credere che le industrie farmaceutiche siano le sole alleate del governo, cioè il governo ci vuole tenere sotto controllo e l'unica cosa che tiene sotto controllo che cos'è? L'acqua naturale. Solo le case farmaceutiche. Ma se volete credere alle favolette che sentivate da piccoli della cicala e della formica, benissimo. Se vogliamo ragionare come gli adulti e credere che quello che noi mangiamo e credere che nei nostri cellulari non ci siano già cose che ci permettono di tenerci sotto controllo, facciamo ridere. Non so se avete mai notato che quando dite una parola, non avete mai parlato in tutta la vita, dite la vostra parola, aprite Facebook, aprite Google e vi arriva la pubblicità. Cioè, credete davvero che il governo ci tenga sotto controllo solo attraverso il Green Pass e il vaccino? Quello è un ulteriore elemento. Probabilmente serve per attivare meglio la silice che c'è all'interno dell'acqua che beviamo tutti. Tant'è vero, ho fatto un controllo, guarda un po', solo negli ultimi 4 anni sono iniziati a uscire gli articoli che parlano della non bontà dell'acqua di rubinetto e vedete 10.000 spiegazioni contraddittorie. Una perché l'acqua non è più come prima, perché le acque pluviali sono un po' tossiche, perché le tubature dei palazzi e delle città possono contaminare l'acqua. Guarda un po'. 4 anni fa succede questo, 4 anni fa iniziano a essere inserite nelle bottiglie d'acqua la silice, guarda un po', 4 anni dopo esce fuori il 5G, liberi, liberi di continuare a fare quello che volete. Io preferisco essere un libero pensatore e sicuramente una volta terminato questo video andrò a donare 10 euro a Wikipedia perché ha permesso a me, cittadino, di sapere cosa mi stanno facendo. Svegliatevi, non fatevi ingannare. Non facciamoci ingannare dal fatto che adesso sia il vaccino quello che serve per tenerci sotto controllo e tutto, perché questa è la più grande bugia creata dal diavolo. Ci sta facendo concentrare sui vaccini, ci sta facendo praticamente perdere di vista tutti gli altri possibili mezzi di controllo e avvelenamento che esistono sulla Terra. Quindi, se devo fare una nuova critica agli amici Novax, ok, avete fatto bene a essere sospettosi, ok, se ne sento di tutti i colori. Ma attenzione a non concentrarvi solo su quello, perché per tenerci sotto controllo forse
Il vaccino non è l'unica strada. Un saluto da Delimello, libero pensatore.